8 gennaio 2014, siamo in compagnia di Michele e Lucia. Parleremo della stazione in questa intervista, venerdì 10, del suo nuovo libro, Al di sotto di ogni sospetto. È un libro sulla storia di Berlusconi prima della sua entrata in politica, del suo impegno in politica. Rapidamente volevo presentare Michele De Lucia, che è un amico, un compagno, che è stato dirigente, ex tesoriere di Radicali Italiani fino allo scorso anno, e da sempre impegnato appunto nel mondo radicale, e di cui poi parleremo, perché un po' la storia radicale si intreccia anche alla storia di Berlusconi. Parliamo inizialmente, cominciamo, di questo libro, che peraltro sta andando bene nelle librerie. Parlando un po' dell'impostazione metodologica, Michele, tu in questo libro, che diciamo di metodo, come hai raccolto le fonti, cosa ti sei servito? Ora Gianni, nel salutare i nostri spettatori e ascoltatori e nel ringraziarti molto per questa intervista, la prima cosa che voglio dire è che la tua prima domanda è quella che in realtà mi auguravo fosse la prima domanda. La prima cosa che tengo molto a dire è che questo è un libro radicale nei modi, radicale nelle intenzioni e radicale nelle finalità. Se non fossi radicale, se non fossi stato radicale, non avrei potuto fare questo libro, esattamente come non avrei potuto fare, non avrei saputo fare i 5 precedenti. Il metodo quindi è quello solito. Il metodo è quello dei documenti, davvero documenti. Sto ascoltando in questi giorni, mi sono piuttosto interdetto, anche in modo un po' diverso, se vogliamo, perché davvero non mi sfugge proprio quale sia il problema, perché per me non c'è nessun problema, nel senso che esattamente come la lezione di Ernesto Rossi scrisse un libro meraviglioso, che sai quando ti immagini quale libro mi piacerebbe aver scritto, ecco, Pagine antilegali di Ernesto Rossi è un punto da questo punto di vista. Perché? Perché lì Ernesto Rossi scrive, questo è il libro più anticlericale di tutti, perché lo hanno scritto i papi, nel senso che Rossi aveva raccolto una impressionante di materiale, tutto appunto di provenienza dal Vaticano, lo aveva messo insieme, e in realtà poi il quadro che ne emergeva era un quadro di Goya, che avrebbe fatto levate chiunque fosse stato dotato di allo stesso modo potrei dire che nel caso di Al di sotto la tecnica è la stessa, anzi si potrebbe dire che questo forse è il libro più in un certo senso anti-berlusconiano, perché lo Berlusconi, cioè io mi sono limitato a fare la consueta amplissima ricerca tra documenti, emeroteca, atti giudiziari, eccetera, 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 riordinarli per temi e cronologicamente e collegarli tra di loro. I documenti sono quasi inesistenti in questo libro, c'è ogni tanto qualche incursione, ma quello che mi interessava è offrire del materiale che dovrebbe essere assolutamente conosciuto da tutti i cittadini, sia da chi vota Berlusconi sia da chi lo avversa o almeno vorrebbe pensarlo. Il punto è questo. A proposito di libro radicale, aggiungo un passaggio ulteriore. Questo libro si situa pienamente all'interno della battaglia radicale per l'informazione, per il diritto a conoscere, per deliberare. Riprende tra l'altro il nesso profondissimo, consustanziale, potrei dire, tra informazione e democrazia. Allora, qual è il problema di questo libro? Il problema di questo libro è la forma che fa conoscere, che documenta, filtrando il meno possibile e più delle volte non filtrando per nulla. Qual è il problema? Mi verrebbe da concludere che il problema sono i fatti, cioè che questi fatti non si devono sapere. Poi ognuno ha le valutazioni. Io più che trarre delle valutazioni, cioè le conclusioni si tirano da sole. Allora, premesso che mi auguro che chiunque non sia contenti di fare come
certi papi che mettono i libri all'indice senza nemmeno averli letti, solo perché non gli piace la copertina di sottotitolo, francamente mi sembra un modo nemmeno troppo sofisticato, anche un po' banalotto, ma è un po' piccino di eludere il punto storico, il punto culturale e il punto politico. Perfetto, Michele. Quindi entriamo un pochino nelle tesi che in questo libro appunto tu esponi, è che l'attenzione della magistratura per Berlusconi prima dell'inizio del suo impegno politico. Questo qua è il nucleo. Anche qui ti devo correggere, non è una tesi, sono fatti. Ok? Io anche togliendo quei quattro commenti che ho inserito tanto in tanto, restano i fatti oggettivi. E i fatti oggettivi partono proprio dalla stessa nascita delle società berlusconiane, che nascono con tali svizzeri, di società svizzere, che nessuno ha mai detto, ha mai ricostruito, Berlusconi stesso non ha detto quei soldi come gli sono arrivati e perché gli sono arrivati. Cioè, come mai Stefano Tomani, che pensare svizzere ogni volta che bisogna fare qualcosa, gli fanno fare a lui e gli danno i soldi per farle? Quindi si comincia subito così. E poi c'è da dire che nell'attività di e da Palazzinaro a Milano ci sono delle cose incredibili, nel senso che quando Berlusconi acquista i terreni su cui poi costruirà Milano 2, terreni sono sovrapopolati dalle rotte degli aerei che a terra volano nel vicino aeroporto milanese di Linate, e quindi con tutta una serie di attività anche illegali via fuori, che con incanto ci sono i dirottamenti aerei, io li ho chiamati in modo un po' scherzoso, per cui ogni tanto bisogna pure drammatizzare un po', nel senso che le rotte vengono deviate, gli aerei quando decollano da Linate devono, si vanno in volo, devono subito fare una pazzesca che insomma non, altrimenti si poteva benissimo non fare, perché Milano 2 doveva essere l'oasi del silenzio. Uno degli argomenti che vengono utilizzati per il risultato è proprio il Sarafan Verze, che ora è, potremmo dire, un fantomatico ospedale per anziani, non è, non c'è nemmeno la strada fatta, per capirci, soprattutto in tutta la gigantesca area dove poi sorge Milano 2, il Raffaele prende un pezzettino così, e nelle carte dei piloti invece c'è una gigantesca segnata come non sorvolabile. Questo per dire, è una tensione che nasce insieme alle attività di Berlusconi, che nasce già negli anni 60 e 70, nasce negli anni 90 e 2000. Cioè, così. Perfetto, io giustamente con la tua pressione avevo partito parlando che a me lo devo dire prima che il libro non l'ho letto, lo leggerò sicuramente, quindi in questo caso insomma la tesi che si è praticamente sovrapponibile ai fatti, come che tu appunto documenti. Intanto il libro volevo mostrare la copertina, poi la mostreremo anche all'inizio di questa pista, in chiusura, presenta un po' anche indicativa di un certo periodo, anche da un punto di vista artistico. Questa fotografia di Berlusconi, che è una fotografia di Alberto Roveri, penso Roveri, che è del 77. Qui appunto c'è tutto quanto un po' quelli che sono gli ingredienti di una sorta di kit della accattivaggio, tra virgolette, così possiamo dire, del personaggio dell'epoca. No, c'è lo sguardo truce, l'occhiale da sole, addirittura pistola su una scrivania, che è un po' un segno dei tempi. Sì, Berlusconi anche dell'Utri, che era il solista, e aveva a sua volta una con regolare porto d'armi, hanno sempre giustificato
cosa dicendo che era un periodo di sequestri e quindi grande, grande paura dei sequestri, ma vedi, non è tanta questa la cosa, non è tanto questo che ci dice Fato. Fato è un capolavoro per due motivi. Il primo motivo è che evidentemente Berlusconi amava trasmettere questa immagine di sé, ed è un'immagine drammatica ma guardesca, parecchio, con poi con la postura di la rivolta, gli occhiali da sole, le lunghe basette, quanto dall'idea veramente di un dice molto, dice moltissimo questa fotografia. Con l'editore ci sembra veramente una sintesi del libro, perché una delle, credo, dei valori aggiunti di questo libro è che, oltre a trasmettere e documentare una marea sterminata di informazioni, di fatti, anche, trasuda un clima da questo libro. Cioè, è veramente un'immersione in un pezzo di Italia, una vicenda in particolare una vicenda berlusconiana, che veramente è di quelli che erano i contesti. Cioè, alla fine si trova con Mangano, che non è semplicemente il fattore eccetera, ma ha il delicato compito di accompagnare a scuola i figli. Cioè, non è che proprio, capito, quando poi anni dopo arrestano Mangano, Berlusconi viene interrogato eccetera, lui dice: ma non mi ricordo se all'epoca non mi ricordo com'è che andò via ad Arcore eccetera, e cioè non si ricorda che lo erano andati a prendere i carabinieri per portarlo via. Cioè, è tutto così. Allora, questo si trova sempre con mafiosi, fiduisti, Mangano, e poi intrallazzi e intrallazzatori di tutti i tipi, Flavio Carboni, ci sono 300 pagine di questa roba. E allora io, anche al mio maestro Marco Pannella, cioè mi piace dire: ma una cosa, scusami, io non è che ho cambiato idea sul fatto, anche col diavolo, pur qua, pur là, eccetera. Però ci sono persone che si accompagnano, cioè che hanno rapporti, affari, eccetera, con tutta una serie di personaggi, diciamo così, che non frequenterei nemmeno se mi puntassero un Kalashnikov. E uno come te, Marco, invece non ho mai avuto a che fare con questa gente. Cioè, io non ho mai avuto a che fare con questa gente. Cioè, le persone che frequento, con cui sono lontane, anni luce da questa situazione. Allora mi sorprende un po' questo, quasi, no? Ma comunque, no, aspetta, magari... no, a questo punto ormai è necessario dare spiegazione a chi ci segue, perché già ne hai accennato. Parliamo in questa tua, in qualche modo, risposta a Marco Pannella, parliamo di un fatto, di un... Cioè, Marco Pannella in qualche modo ha stroncato questo tuo libro dicendo di aver letto ciò che stava in copertina. Adesso non so se la parte davanti o il resto, la parte e così via, il sottotitolo, quindi questo insomma lo ha colpito negativamente, ha ritenuto che insomma non fosse degno di essere letto così. Ecco, io immagino che tu non l'abbia presa bene un pochino questa cosa. No, non l'ho presa né bene né male, nel senso, la sua libera scelta. Cioè, se oggi Marco Pannella dice: mi basta copiare il sottotitolo e non leggo 300 pagine di fatti e documenti raccolti ed esposti nella proprio in perfetta sintonia con tutta la storia radicale, non è che mi sconvolgo io per me, mi dispiace per lui, e spero che ci sia un supplemento di riflessione e anche di dialogo, però a un certo punto non è un problema mio, è un problema suo. Sì, no, era... Volevo fare esplicitare questa cosa, perché chi ci seguirà non era a corrente appunto di questo antefatto. Scusami, anche su questo però voglio dire, quanto c'è scritto in questo sottotitolo che a Marco è tanto dispiaciuto? Nel baratto, il mio libro del 2008, io cito due dichiarazioni di Pannella su Berlusconi, una del 97 e una del 2000, dove dice esattamente la cosa. Io sono ancora d'accordo con Marco, mi spiace se Marco non è più d'accordo con se stesso. Perfetto, a questo punto guardo a te l'onore di leggerlo ai nostri ascoltatori questo. Mille
1963, 30 anni di scandali affaristici, guai giudiziari di Silvio Berlusconi, prima del 1994, cioè prima che adoperasse la politica per avere l'immunità parlamentare e l'impunità legislativa ad hoc. In pratica, cosa emerge da queste pagine di laicissimi fatti? Emerge come Berlusconi abbia fondato un partito per sottrarsi oggettivamente alla magistratura e per gestire direttamente la protezione politico-partitica di cui aveva sempre goduto fino a quel momento. Perché contatti di Berlusconi con la politica, interventi indiretti attraverso finanziamenti, voglio citare in lavoro, Lodovico Festa, che dice come Berlusconi finanziasse non solo attraverso il quotidiano il moderno la corrente dei miglioristi del PC, cioè la corrente che faceva Giorgio, ma lo stesso Partito Comunista attraverso le feste dell'unità, attraverso la pubblicità e quant'altro. Quindi mi manca qualche pezzo a un certo punto in certi ragionamenti. Sì, se no, chiaro. Ovviamente viene il libro qui, poi ho sintetizzato tutto in una cronologia sintetica che potrebbe essere utile magari nel corso dell'intervista avere uno spazio proprio di 3 minuti in cui percorro la carrellata di questi fatti, perché così capiamo di cosa parliamo, sulla base di cosa io poi tiro delle conclusioni, dando però al lettore momento per trarne anche di diversissime. Per esempio, dicembre 76, 26 parlamentari del Movimento Sociale lasciano il partito e fondano Democrazia Nazionale. Il leader degli scissionisti, Raffaele Delfino, testimonierà, mai smentito e querelato, che la spaccatura dell'MSI è stata finanziata da Berlusconi. Ma ancora c'è la lettera ormai famosa di Berlusconi a Bettino Craxi, una parte significativa di questo libro è dedicata a episodi di corruzione che coinvolgono la Guardia di Finanza con massette milionarie, anche di 100-130 milioni a botta, insomma, a visita, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto consistente. La lettera in cui Berlusconi scrive a Craxi: guarda, ho saputo che la finanza sta per fare un'ispezione a tappeto alle mie aziende, in sintesi giornalistica e linguaggio colloquiale sarebbe: fammi il favore di levarmeli dalle scatole, grazie per quanto ritrai giusto fare. Cioè, e così qualunque cosa tu vada a toccare tutta questa storia. Sì, è molto chiaro. A questo punto, dai fatti che tu documenti, passiamo un attimino a l'opinione, al commento che si può fare rispetto a queste cose che emergono, e un pochino su quella che è stata l'epopea berlusconiana, che è stata, insomma, caratterizzante la politica italiana per parecchi anni, forse il governo o meno, insomma, sono almeno quasi una ventina di anni. E allora io volevo farti questa domanda per sapere la tua opinione. Dalle, diciamo, deviazioni di rotte aeree per gli nati, il finanziamento ai partiti, le leggi ad personam, il terremoto in Abruzzo, il sistema televisivo, il monopolio, il caso Rete 4, ecco, secondo te che cos'è che più ha caratterizzato o ha che danneggiato l'Italia e gli italiani? Ma sai, una di queste cose sicuramente, io direi che è proprio tutto l'insieme che ha dato danneggiato l'Italia, soprattutto nel momento in cui Berlusconi scende in politica, ma non è di questo che parlo nel libro, perché queste saranno le puntate successive, ne ho già trattato ampiamente, per esempio nel baratto, ma anche in frutta c'è la ricostruzione, tra l'altro molto dettagliata, di tutta una fase di rapporti tra i radicali e Berlusconi. Nel momento in cui Berlusconi, tappeto della rivoluzione liberale, ha occupato uno spazio e lo ha sequestrato. Noi fino
appunto a metà degli 90 riuscivamo ancora con i referendum radicali a portare milioni e milioni di persone a votare, a fare il quorum, a fare delle riforme che veramente cambiavano le cose. Nel momento in cui Berlusconi è sceso in campo, lo abbiamo visto poi nel 97 quando non ci riusciva a raccogliere firme, nel 2000 quando andava a votare Berlusconi e Cofferati furono uniti, andate a votare come aveva fatto Craxi, come fece poi Bossi varie volte, perché poi la compagnia di Dio è composita, ma volentieri loro, nel senso che poi fanno parte ciascuno con un peso diverso, una potenza di forza di questo sistema. Sono diventati inagibili i referendum, è diventata inagibile la stessa rivoluzione liberale, proprio a causa di Berlusconi, per il semplice fatto che non ha mai voluto farla. Allora, dire che avere scritto questo libro vuol dire i complici, dovrei considerare me stesso complice. Qui ci sono diversi piani da considerare. Il primo è che nel 2004 io queste cose per esempio non le sapevo, e molto probabilmente Marco è troppo abituato a cercare di tirare fuori il meglio anche dal peggio, e quindi lui poi lì ha giocato il possibile, e ha detto vabbè, quali che siano le intenzioni, quale che sia il perché lo fa, se lo fa veramente, e lì al centro, a parte tutte le riforme, c'era il tentativo di alleanza politica, la riforma della legge elettorale in senso uninominale maggioritario, un male un male. Lì siamo al debutto di Berlusconi come attore direttamente in politica. È una prima volta, lui ha bisogno anche di un'immagine di un certo tipo, ha bisogno anche di essere in un certo senso sdoganato, non ne ha bisogno in termini elettorali più di tanto, non ne ha certamente bisogno in termini economici e quant'altro, ma ne ha bisogno proprio in termini di immagine rispetto a una certa parte del paese. Per tanti motivi è un outsider per quanto riguarda l'essere direttamente in prima persona, senza filtri, senza protettori altri che non se stesso. In senso, sì, no, quello che voglio dire, questa cosa della rivoluzione liberale di Berlusconi, anche come propaganda, è durata una manciata di mesi tra il 94 e il 95, 83, poi si rompe rapidissimamente. I radicali restano per 10 anni fuori dal Parlamento, proprio perché con lui si riusciva a parlare solo di posti di potere, non di riforme, e quindi poi non è stretto davvero un accordo di un certo tipo. O ancora nel 2000 Berlusconi, che dopo averli formalmente appoggiati, fa saltare i referendum radicali, tra cui i referendum radicali sulla giustizia, e di andare al mare, pensi me, ci pensi io quando sarò al governo. Naturalmente sono al governo per quasi 10 anni e non ci ha mai pensato né a questa riforma né a un'altra, a difesa, cioè tutta una serie di cose che conosciamo. Allora dico che per sé è laicamente un po' diabolico, insomma, nel senso che nel 94, soprattutto se non sapevi queste cose, potevi raccontare e raccontarla anche in buonissima fede, oppure facendo un'operazione spregiudicata, ma per aprire uno spazio. Ma 20 anni dopo, dico 20 anni dopo, dopo che ci sono state le leggi ad personam, le leggi ad aziendam, scandali su scandali, condanne, prescrizioni, eccetera, 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 Berlusconi è stato il principale artefice della alla revanche penale quando noi facevamo il referendum sulla fecondazione di ricerca, cioè è sputtanante, nel senso che 20 anni dopo, secondo me, è un errore politico provare a mettere una battaglia giusta che è finita al 100% nelle mani sbagliate, nelle mani di chi ha già dimostrato che non gli interessa, non è un cioè gli interessa sistemarsi lui i suoi problemi
problemi, non fare riforme per la gente, capisci? Se senti un parallelo tra Silvio Berlusconi e Enzo Turco, vado via di testa per i fatti che sono documentati in queste 300 pagine, e io qualcuno vorrei correrlo, se mi dai, proprio come una cronologia, perché a questo punto poi questo forse potrà essere addirittura un estratto dall'intervista da far girare forse quasi i fatti tuoi. Anni 70, l'attività della Edil Nord berlusconiana Segrate 1-2 provoca scandali, inchieste giudiziarie, corruttele per licenze edilizie, di rottieri, abusi edilizi. Ma il ruolo e l'identità di Berlusconi sono da prestanome, per inciso la cugina, la zia e il cognato. Dicembre 74, Berlusconi, interrogato dai carabinieri di Arcore e dal magistrato monzese Giuseppe Lamattina per il tentato d'Angelo, dopo una villa San Martino dove abita abusivamente, tra l'altro, questo è un altro capitolo dell'eredità Casa di Stampa, face la presenza a tavola tra virgolette Vittorio Mangano, boss mafioso. Giugno 75, un attentato di Natale colpisce la sede Berlusconi e Romani a Milano. L'inchiesta sull'attentato viene depistata, l'acquirente viene tacciuto come di Berlusconi, e la società è intestata a un fiduciario. Dicembre 76, ed è la scissione del movimento sociale italiano finanziata da Berlusconi, cosa mai smentita da nessuno degli elettori. Marzo 79, viene assassinato a Roma lo P2ista Mino Pecorelli, legato ai servizi segreti. Le sue agende Berlusconi ricorre fin dal 77, e alla data dell'8 marzo 79, cioè 12 giorni prima di essere ucciso, Pecorelli è stato partire per Milano domani con i nomi di Berlusconi e Confalonieri. A proposito dei fatti, no? Mi verrebbe una domandina, e questa domandina vale per tutte le 300 pagine del libro Al di sotto di ogni sospetto. In questo libro ci sono pagine di documenti riprodotti in anastatico, 40 pagine. È possibile che nessuna televisione, nessuna trasmissione di approfondimento, nessun talk show, nessun telegiornale li abbia mai mostrati? È mai possibile che se si va a fare una ricerca in eroteca, negli archivi di tutti i maggiori quotidiani, spesso anche di quelli minori, non c'è una parola su questa roba, niente. Allora, è o no questo libro un servizio pubblico, anche da radicale, lo rivedo in fondo, è o no un servizio pubblico vero di informazione per offrire uno strumento per conoscere e per deliberare? Io dico che non è possibile dare una risposta diversa da una risposta attiva. E sempre da Ricca aggiunto, noi abbiamo sempre detto, ma la tua storia mi racconta chi sei, no? Perché se fino ad ora hai fatto così, domani dovresti essere diverso. E allora io la domanda a Marco la rigiro, premesso lo ripeto, questo sottotitolo è l'esatta traduzione di un paio di suoi bei comunicati. Dove sta il problema? Continuo a chiedermi. E continuo a dire che il problema non dovrebbe minimamente esserci, e dovrebbe questo libro essere considerato una risorsa anche per lui. Andiamo avanti comunque, perché veramente vale la pena, se sei d'accordo, Gianni. Certamente. Sempre a proposito di regime italiano, sistema Italia, beh, allora, il nome di Berlusconi e Confalonieri sta nelle agende di Pecorelli, come ricordavo un attimo, ok? Alla data 8 marzo 79, lo ripeto, 12 giorni prima di essere, Pecorelli scrive nella sua agenda: partire del Milano domani, e sono nomi di Berlusconi e Confalonieri. Ora, tutta l'inchiesta su Pecorelli, da molti punti di vista, è qualcosa da mettersi le mani nei capelli, eccetera, ma a maggior ragione aggiungo, c'è uno straccio di magistrato o di giornalista o di autore che sia andato a chiedere a Berlusconi e Confalonieri come mai c'è questo appunto con Pecorelli,
di cosa, per cosa si sono visti, quali erano gli interessi comuni, come mai loro erano interessati a vedere Pecorelli, cioè dovrebbe tuttora avere un certo interesse giornalistico se ci fosse un giornalismo degno di questo nome, mi pare. Comunque andiamo avanti. Novembre 79, Berlusconi dichiara il falso alla Guardia di Finanza dicendo di consulente esterno di due società Berlusconi del nord della Sogget, che da anni abita abusivamente nella villa di Arcoli, Casati Stampa, proprio in effettivo titolare delle due società. Qui nel libro trovate tutti i documenti, le relazioni dell'ufficio italiano, cambi, rapporti della Guardia di Finanza, troverete finanzieri che inizialmente entrano in contatto con Berlusconi perché gli fanno le ispezioni e poi si a lavorare per lui e poi fare i parlamentari e lo vanno per trovare nel suo ufficio di presidente del consiglio e c'è l'interrogatorio che gli fa Pecorelli e Davigo, che è una roba che in qualunque altro paese, questo voglio dire, indipendentemente dai profili penali, al netto di anche di questo, potrebbe anche non potrebbero anche non al netto di tutte le implicazioni di tutti i profili legali e penali, in qualunque paese che fosse democratico, una persona con una cosa con un curriculum del genere, con ambienti, relazioni, rapporti, azioni, fatti, affari, eccetera, di questo tipo, non sarebbe stato avvicinare alla cosa pubblica, ma nemmeno se fossero morti tutti, capisci? Cioè, non si avvicinava nemmeno a 3 miliardi di chilometri di strada, ma soprattutto non sarebbe nemmeno venuto mai in mente a lui di poterlo fare. E agli italiani di votarlo? Cioè, e magari anche agli italiani di votarlo, se ci sono due profili in questo libro, chiaramente c'è quello storico di documentazione, c'è il lavoro giornalistico, chiaramente poi ci sono tutte le implicazioni politiche, sono chiaramente piani che si compenetrano, ma che è anche utile poi tenere presenti. Mi spiego meglio, dire che sono tutti non implica che allora ci sono alcuni animali che fanno meno schifo degli altri perché quegli altri fanno più schifo, ok? Cioè, lo schifo lo combatti, qualunque sia il nome, il cognome sulla carta d'identità è simbolo di partito. Questo è il libro su Berlusconi e su quello che Berlusconi ha combinato fino al suo ingresso in politica. Vado avanti. Aprile 80, lo ricordavo, sta voltando a dicembre 79, il nucleo speciale politico della Guardia di Finanza, l'ufficio italiano Cambi, di aver accertato l'ispezione presso le società berlusconiane ed il Nord, e violazioni alle norme valutarie per quasi 6 miliardi di lire. Nel 80, Berlusconi scrive al leader socialista Bettino Craxi chiedendogli di impedire una nuova verifica fiscale della Guardia di Finanza presso le berlusconiane. Aprile 81, in un rapporto alla magistratura della Criminal Poll Lombarda sulla mafia dei colletti bianchi, il titolo preciso è il rapporto giudiziario concernente il crimine organizzato in Lombardia strettamente con la nostra, c'è il nome di Silvio Berlusconi in relazione al boss mafioso Vittorio Mangano, al fiduciario berlusconiano Marcello Dell'Utri. Poi dovete leggervi le deposizioni, gli interrogatori a Berlusconi rispetto ai rapporti con Mangano, rispetto a Dell'Utri, rispetto a cose, perché non fosse tragico sarebbe comico, nel senso che ti dopo da ridere, veramente c'è una faccia, bisogna poi Berlusconi. Ottobre 81, Berlusconi viene interrogato dal giudice istruttore prese della Procura di Milano in seguito allo scandalo P2, inviato alla loggia segreta, tessera numero 1816. Dicembre 83, Emilio Pellicani, segretario del faccendiere sardo Flavio Caroni, di disegnare il nome. Io ricordo il lavoro di Teodori sulla P2, le audizioni di Marco sulla P2 anche molti anni fa, bellissime, cioè delle robe che per me sono un caposaldo, cioè da staccare e conservare e andare a memoria, ok? Flavio Carboni, con 6
magistratura un memoriale nel quale ricorre più volte il nome di Berlusconi, quale regista di una speculazione immobiliare in Sardegna, comprensiva di pagamento di tangenti. Febbraio 83, assolto dalla commissione parlamentare P2, Emilio Pellicani conferma che la speculazione edilizia Olbia 2, che per la speculazione edilizia 2 sarebbero state pagate tangenti per 7 miliardi di lire, spese politiche tra virgolette con denaro berlusconiano. Maggio 83, il comando generale della Guardia di Finanza di Roma, la procura milanese, un appunto con scritto, è stato segnalato che il noto Silvio Berlusconi avrebbe un intenso traffico di stupefacenti dalla Sicilia sia in Francia nelle altre regioni italiane, Lombardia e Lazio. Nel 84 il pretore genovese Francesco Lalla condanna Berlusconi, quale titolare del network Canale 5, a 2 mesi di 400.000 lire di ammenda per violazione della normativa in materia televisiva. Maggio 84 Berlusconi viene interrogato dal produttore romano Renato Squillante in seguito denuncia dell'Ecopost. I ripetitori TV a Roma disturbano la serata della protezione civile dell'aeroporto di Fiumicino. Berlusconi viene prosciolto e tempo dopo denaro berlusconiano finirà sui conti esteri del giudice Pullante. Luglio il pretore romano Eugenio Bettiol condanna ancora il network Canale 5, stavolta rappresentanti legali Foscari e Viti, a 3 mesi di arresto e 400 lire di ammenda per della normativa che vieta alle TV private di superare l'ambito regionale. Marzo 1985, un rapporto della Criminal Poll sul riciclaggio internazionale di capitali mafiosi menziona Marcello De Luti, collegato al boss mafioso Vittorio Magni, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Novembre 1986, un secondo ordigno scoppia alla sede della Fininvest Berlusconi in via Rovani a Milano. Al telefono con De Luti e con Falloni, Berlusconi, attribuisce l'attentato al boss Mangano. Queste intercettazioni nel libro ci sono tutte e sono, ripeto, nel loro genere horror splatter, sono qualcosa di veramente spassosissimo, nel senso che lì dà proprio l'idea di quello che è il clima, di quelli che sono i commenti, di quello che è il modo di ragionare di questi qui, no? A un certo punto ve ne leggo un pezzetto. Allora, vediamo se trovo il punto preciso. Berlusconi, Marcello Dell'Utri, Berlusconi, allora è Vittorio Mangano. Dell'Utri, che succede? Berlusconi, che ha messo la bomba, non mi dire, sì, e come si sa? Berlusconi, da una serie di deduzioni per il rispetto si deve all'intelligenza. È fuori. È fuori. Sì, è fuori. Lo sapevo neanche. E questa cosa qui, aggiunge Berlusconi, da come l'ho vista fatta con un chilo di polvere nera dell'Utri. Fatta con molto rispetto, dice Berlusconi, quasi con affetto dell'Utri. Dice solo quasi in questa telefonata. Berlusconi, è stata fatta soltanto sulla cancella esterna dell'Utri. Berlusconi, ecco, secondo me è come una... Insomma, un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Lui ha dell'Utri. Perché? Perché non si spiega proprio Berlusconi. Cioè, non si spiega se non c'è un se Berlusconi. Io purtroppo stasera sono stato interrogato dai carabinieri, purtroppo. Mi hanno portato loro quello di Mondo. Dell'Utri, sì, sul fatto di Vittorio, sì, e io ho dovuto avvisare, insomma, cioè ho dovuto dire, sì, è vero, era là, ho raccontato la storia che loro sapevano benissimo, peraltro, Dell'Utri, si capisce, con loro c'erano arrivati prima, vado un po' avanti, Berlusconi, sì, ma poi la bomba fatta proprio rudimentale, sì, con un polvere nera, quindi proprio, sì, col sistema proprio, per dire faccio un botto. Faccio un botto, rincara Berlusconi, sì, ma con molto rispetto perché mi hanno inclinato soltanto la parte inferiore della cancellata. Una cosa, un danno a 200.000 lire. Sì, Berlusconi ancora. Quindi una cosa anche rispettosa e affettuosa. Sì, Dell'Utri ride. E sempre ridendo Dell'Utri, pazzesco. Sì. Berlusconi, vabbè, io ritengo che sia così. Aspettiamo che poi Dell'Utri, certo, sentiamo, sì, comunque pare strano
spiegare, perché sì, tu dici giustamente che lui è berlusconiano, c'è altra spiegazione. Poi parla di segnale di estorsione, e poi sentite questa. Berlusconi, no, quando poi mi hanno detto, si riferisce alle forze dell'ordine, che era uscito da poco dell'Utri, ma questo io non lo sapevo proprio, perché non ci avevo proprio fatto riferimento. Infatti mi è passato, ma non può essere lui. In effetti fuori non è dei dubinetti, va? Vabbè, tu sei sicuro che fuori, sì? Berlusconi, sì, sì, me l'hanno detto loro, dell'Utri, me l'hanno detto loro. Berlusconi, ma loro hanno fatto. Uno ti dice, ma poi passa Falonieri, sentite che dice Falonieri a un certo punto, non, riferito a Mangano, non è un uomo di fantasia, dell'Utri, non è un esatto, proprio è, si ripete con Falonieri, ha cominciato 10 anni a fare così, ha 46 anni adesso, dell'Utri, sì, e poi anche un tentativo timido, sì, solo per dire sono qui. Sono qui, ma perché, vabbè, e via di seguito, con Falonieri, la povera Veronica è qui e sta, dell'Utri, sì sì, pensa che addirittura gelosa, aggiunge con Falonieri, e dell'Utri ride, guarda, con Falonieri, ha fatto una scena di gelosia stasera che era commovente, io mi sono commosso per Silvio, dell'Utri ride, Falonieri, guarda, davvero, ho detto, guarda, bello, avere 50 anni e avere ancora delle scene di gelosia per Silvio. Insomma, forse la lettura è stata troppo lunga, ovviamente andrebbe fatta a più voci, ma sto pensando anche magari una delle presentazioni, vedere con 2 o 3 amici attori, proprio di portarle a delle parti di questo libro, perché, ripeto, fossero cose poi tragiche per il paese, il mercato che ne esce, eccetera, sarebbe anche solo divertente, capito? Quindi, la carrellata, giugno 87, Berlusconi è interrogato dal giudice istruttore milanese della Lucia alle prese con l'inchiesta per la bancarotta fraudolenta in Bresciano che coinvolge il sottotitolo dell'Utri. Primavera 89, durante una verifica fiscale della Guardia di Finanza presso la società Berlusconiana Videotime S.p.A., i finanziari in una mazzetta da 100 milioni di lire in contanti pagata da un fiduciario berlusconiano, qui ne troverete di queste mazzette a botte di 100-130 milioni. E ancora più divertente, tra virgolette, della parte sull'attentato dinamitardo di Mangano, è da leggere tutta la parte che riguarda proprio i rapporti con la Guardia di Finanza, come Berlusconi utilizza Salvatore Sciascia, che è il suo ministro delle finanze, diciamo così, della società, lo utilizza proprio come lo schermo, la protezione, dove poi le inchieste si vanno a infrangere. Ovviamente Sciascia pagava materialmente queste mazzette a botte di centinaia di milioni, e poi nel libro trovate anche una pagina di donazioni che sono state fatte da Berlusconi in quel periodo, con annessa donazione di 500 milioni al signore di cui sopra. Poi si va a vedere che questo signore è un altro che sembravano semplici, eccetera, in realtà poi sono a capo di altre società della galassia berlusconiana, all'interno delle quali viene custodito una di minoranza di Fininvest di quasi il 6%, quindi non è esattamente una sciocchezza. E così si va avanti, io potrei continuare a tirare giù cose. Non ci raccontare tutto. Perché sennò... Primavera 89, secondo la procura di Milano, la Fininvest ha versato al PRI, il partito repubblicano del ministro delle poste Oscar Mammini, autore della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo, una tangente di 300 milioni. Ottobre 90, a proposito di una vita immacolata, no? La corte di appello si dichiara Berlusconi, troverete l'atto, libro, colpevole di falsa testimonianza per aver dichiarato il falso in merito alla sua affiliazione alla P2. La condanna verrà cancellata dall'amnistia, l'ultima che c'è stata quella del governo Andreotti del 90. Poi c'è la Cifra De Benedetti, c'è il rapporto della polizia cantonale di Bellinzona, che il clan di Silvio Berlusconi si è coinvolto in un'operazione di riciclaggio internazionale, e via di seguito. Naturalmente, per tutte le cose che vi sto dicendo, ci sono documenti, testimonianze,
a volte sono intercettazioni, a volte sono ci sono, quindi insomma c'è veramente una quantità immane di materiale. Quindi l'invito a leggerlo è abbastanza diciamo accattivante per tutte queste cose che tu hai citato. Preciso, uno dei miei libri precedenti, Il Baratto, che a pannello ritengo giustamente, in forma molto ridotta, se fosse un indice, perché lì la parte più nuova che dovevo raccontare è quella di Veltroni e dei rapporti con il PC. Ma anche in quel libro ho già proprio dato almeno notizia, senza approfondire, senza una serie di vicende che poi in questo libro invece sono trattate in modo molto approfondito. Tant'è vero che io dissi in sede di presentazione del Baratto ormai 6 anni fa, avevo materiale per farne 2 o 3 di libri. A un certo punto però ho scelto un taglio e ho messo uno stop prima di venire fuori roba per non fare un'enciclopedia. C'era, perfetto. Allora, a questo punto insomma ci hai raccontato, ma siamo in chiusura perché è tardi. Rapidamente soltanto chiederti a questo punto, alla fine di questa tua diciamo suggerimenti e stimoli, però che cos'è che differenzia questo libro da un libro di Travaglio, che è un'altra persona che insomma ha fatto parecchie fatiche letterarie, e quindi tutto il fenomeno dell'antiburismo? Ti ringrazio per questa domanda. Io voglio prima di tutto dire una cosa. Mario Travaglio è una persona estremamente competente, studia e lavora come un pazzo, e sa di cosa parla. Quello che posso dire a Travaglio è che a volte pare che si faccia un po' prendere la mano dall'ansia di coprire determinati obiettivi. Quindi a volte va un po' troppo con l'accetta, però voglio dire, comunque io credo che il lavoro giornalistico di documentazione storica di inchiesta di Travaglio sia un contributo prezioso all'informazione del paese. Dopodiché Travaglio non è radicale, io sono radicale e quindi ho un certo tipo di analisi, e cioè io sono ancora d'accordo che Berlusconi non è il primo di loro, in un certo senso l'ultimo di loro, che è un epifenomeno di regime, però non posso dimenticare, ed è qualcosa che conta storicamente, giornalisticamente e politicamente, non posso però fare l'economia del fatto che Berlusconi per la potenza di fuoco economica, finanziaria e mediatica, delle peculiarità, delle soggettività tutte assolutamente solo sue, che non possono essere messe sullo stesso piano di cagatina, per dirci. È vero o no che da quando c'è Berlusconi per l'informazione anche cosiddetta de sinistra alcune cose sono diventate tabù? Antonio, ma glielo dico in positivo, organizza una trasmissione sui documenti di questo libro, cioè falli vedere in TV, falli vedere, portali dalle camere, falli vedere, e poi indipendentemente da soluzioni, condanne, prescrizioni e quant'altro, facciamo un bel dibattito, vediamo Berlusconi cosa ha da dire. Voglio dire, no? 50 anni dopo ce lo vorrà dire Berlusconi i soldi di ste finanziarie da dove arrivavano, che gli sono stati dati, come li ha conosciuti, qual era la sua mission, eccetera. Sarebbe interessante, no? Ma qualcuno gliel'ha mai chiesto davanti alla telecamera? L'altra cosa è che davvero per ogni vicenda giudiziaria raccontata in questo libro, a me, cioè da lettore e da studioso anche, non mi piace mai vedere in qualunque documento, testo, opera, eccetera, in primo grado tutti condannati, poi vedere in secondo grado tutti assolti. E tu come autore me lo dire, e se non me lo dici mi stai prendendo in giro. Quindi ovunque è stato possibile ricostruire nel taglio le vicende giudiziarie, alcune
molto risalenti nel tempo, in alcuni casi, ad esempio, alcuni dei protagonisti come De Lorenzo Senior sono morti, tutto quanto, quindi non si capisce. Ovunque è stato possibile, io scrivo come primo grado, come secondo grado, come è andata in appello, se c'è stata la prescrizione, se l'inchiesta si è misteriosamente arenata di fronte magari a notizie enormi che avrebbero meritato. Verrebbe quasi da dire che Berlusconi non è molto, non si è interessato alla riforma della giustizia, perché in un certo senso il disastro della giustizia, a cui peraltro ovviamente contribuito facendo fallire già nel 2000 i referendum locali e non raccogliendo le firme nel 2013, dici insomma di che stiamo a parlare. Cioè, a lui conviene che la giustizia, perché così ha evitato di avere una sentenza, qualche condanna in più, anche su questa cosa del 2013, scusatemi tanto. Se scatena Michele, me lo voglio togliere. Cioè, vogliamo raccontare a noi stessi, prima che agli altri, alla che Berlusconi voleva ma non gliel'hanno fatto fare. Berlusconi, se potessi parlarci 5 minuti, lo convince. Berlusconi, quando vuole una cosa, tutta la sua vita dimostra che si prende. Berlusconi voleva il referendum, prendeva il libretto degli assegni, prendeva alcune migliaia di interminali, alcune migliaia di gazebo, sono di pannella, sono le sue, ma potrà disporne. Prendere le sue trasmissioni, poteva fare gli spot perché non c'era par condicio, ma stiamo scherzando? No, ma cosa ci stiamo raccontando, vorrei sapere. Ripeto, nel 94 uno potrebbe non so nulla di questo, di ogni sesto, e quindi affronto Berlusconi in termini solo politici, è un fatto tra virgolette nuovo, virgolette politica, vediamo che fa, proviamo a, e poi però insomma questa roba viene fuori. E allora nel 94 così, nel 95 c'è già il primo scazzo e ci candidiamo alle regionali contro da soli per farlo perdere, nel 96 si ritenta un accordo politico e mi ricordo in diretta Radio Radicale tutta la notte aspettando la telefonata dal SUC per vedere come andava a finire. Naturalmente andammo poi a sfracellarci da soli, e nel 2000 a saltare il referendum sulla giustizia e pure sull'economia e sulla legge elettorale, e nel 2005 l'ospitalità, in quello perfettamente uguale nella convenzione dell'escludendum con IDS e via dicendo. Cioè, se voleva fare il referendum sulla giustizia del 2013, metteva la mano al libretto degli assegni e aveva ogni possibilità di raccogliere le firme su uno, su 6, su 12 o su 12.000 quesiti in 2 settimane, chiaro? Cioè, perché se uno vuole fare il soggetto, quante sono queste dita, e se il partito dice che sono 5, a me le dita sono 4. Per esempio, abbastanza che hai fatto al congresso di Radicali Italiani. A me fa... Ecco, questo mi dispiace proprio, mi fa quasi rabbia, che si butti mai di secolo una serie di lavori, credo che hanno lasciato, stanno continuando a lasciare un segno, eccetera, perché basta c'è una possibilità su, per me c'era una possibilità su 2 miliardi e ci ho provato a vedere se magari per una convenienza contingente eccetera questo raccoglierà le firme.
ci può stare sul piano politico. Sì, è tempo di consuntivi. Io dato, nel senso che no, ma per me è stato lo sputtai agli italiani, attore, promotore e copromotore della campagna referendaria, quindi ho interpretato proprio le mie funzioni il più detto possibile rispetto ai miei compagni, quindi cercando di mettere tutto insieme, cercando di raccontarla, cercando di andare a casa se venete firme. Però è un errore politico dire nel notiziario del mattino bentornato Silvio Toriano, e il povero Enzo credo che si stia ancora rivolgendo. Vai, cioè tutto molto chiaro, è stata molto lunga questa intervista, però io meno di chiederti di ascoltare i miei commenti in chiusura, poi se vuoi puoi replicare. Il primo è che, se non ricordo male, nel 2004 quando Berlusconi in politica, motivò questa cosa dicendo che non c'era più ai comunisti, quindi le sue cose erano in pericolo. Capisci? Ah no, ti dico per dirti che esattamente fin dal 94 quello che dico e dicevo anche all'epoca mi sembra abbastanza improponibile come era la rivoluzione liberale, premesse se erano altre cose. Dirti che il tuo invito a Travaglio e Santoro a fare è molto bello, è interessante, magari lo accogliessero, ma devo dire che penso che non lo accoglieranno. Perché? Perché questo lungo elenco che ci hai fatto, che è un po' la sintesi di dati che stanno nel libro, non hai mai citato gli scandaletti Rosa, i Flevabi, Sirubi, cose che sono i 99% delle trasmissioni su Berlusconi, che sono il 90% delle puntate delle trasmissioni di Santoro. Questa forse è la differenza metodologica di base tra te e l'anti-Berlusconi. Forse parlare delle ragazzine è un modo per non fare del resto. È vero che questo è un problema, è una cosa che effettivamente accade. Io ho parlato in altre occasioni che a me delle oggettine, delle ragazzine, eccetera, non me ne potrebbe fregare di meno, ma veramente, nel senso, il problema non sono le ragazze, poi c'è un problema di educazione, di messaggio, di esempio, di responsabilità, eccetera, tutte di cui Emma in particolare ha parlato. A scala del corso cioè chi maneggia la cosa pubblica e parla a milioni di persone dovrebbe anche essere responsabile rispetto a questa cosa. Il problema è che poi ti fai le oggettine ma fai anche family day, cioè il, restando sempre sul livello politico, il problema è quello lì. Cioè io potrei anche dire, sai che c'è, se nei termini di legge c'è consenso, con i tuoi soldi e col tuo uccello fai quel cavolo che ti pare. Se poi mi organizzi a reti unificate family day per togliermi diritti, rendermi più difficile esercitarli, esercitare la mia libertà di scelta che tu privato dei cazzi tuoi, invece avendoci soldi, potere, eccetera, ecco lì non ci siamo proprio. Ma mi pare molto più negativo un'iniziativa come il Family Day, che vuole imporre un modello illiberale a tutti, che le ragazze. Perfetto, in chiusura di questa lunga intervista, che è stata un po' anche una conversazione più che da pizzeria, ma era giusto che Michele parlasse. E io vi ricordo, al di sotto di ogni sospetto, Michele Scia, Caos Edizioni, lo in libreria, stanno molto bene, spero che vada anche meglio, e ovviamente la parola a Michele per un ultimo invito. Vi consiglio, e consiglierei anche a Marco Pannella, di riprendere in mano un altro libro che è stato ristampato da Caos qualche anno fa, voluminoso, ma nemmeno una riga, non c'è una riga valga la pena. L'autore è Ernesto Rossi e il titolo del libro è Settimo non rubare, e a quel punto voglio vedere se al di sotto di ogni sospetto non è un libro pienamente radicale oppure non lo è.
Grazie ancora, Michele De Lucia, questa serata su Libri TV. Grazie ancora. Grazie a te.